benvenuti nella mia cucina per una nuova puntata di Chef per Passione. Sono molto felice oggi perché oltre che a esserci sul mio bancone un sacco di ingredienti che mi piacciono, tipo sto puntando il lardo da quando è stato posizionato sul piatto, non so se arriverà alla fine della registrazione, ma soprattutto perché sotto al tavolo abbiamo un ospite, ciò significa che, no, non mi sono sciolta i capelli, ma vabbè, ciò significa che io oggi non farò assolutamente nulla se non stalkerare di brutto la mio ospite, quindi facendogli un sacco di domande anche abbastanza inopportune, per cui noi lo presentiamo, è il titolare di un bar tavola calda e ora lui ci dirà dove, il signor Mauro Sali, mi sono dimenticata il cognome, ridimmelo. Baiardi! Ciao Mauro, grazie di averti qua, soprattutto perché porti questa torta, mi stava venendo Mauro Baciocchi. Perché? La torta Baciocchi. Sì, esatto. Allora Mauro, prima di iniziare, noi non ci conosciamo. No. Sei amico di un mio amico, esatto. Quindi siamo amici per amici. E quindi raccontami come si chiama il bar, dov'è? Bar Baiardi è l'antica caffetteria della Foce dal 1940. Ok. È in Via della Libertà. Sì. Nei pressi di Piazza Paolo da Roma. Sì, ok, io ho capito benissimo dov'è. E che cosa fai? Tu cucini anche dentro? Sì. Quindi oltre che essere il titolare... Un po' di tutto, sì. Perché di solito il titolare sta alla cassa del bar, una fai volta. Anche quello? No. Sì, anche quello. O hai messo qualcuno al posto? Perché No, faccio un po' di tutto. Ok, fai un po' di tutto, però le cose da mangiare le fai tu. Sì. Ok, quindi che cosa fate dentro? Ma in genere abbiamo tre primi tutti i giorni e sì? 5-6 secondi a seconda delle giornate a rotazione, facciamo un po' di tutto. Ok, perché in realtà... Volevo spiegare la differenza che sicuramente molti sapranno, ma molti no, tra tavola calda e tavola fredda, no? Quando una persona ha un bar tavola calda ha la possibilità di servire delle cose cucinate, certo. Tuo, questo telefono che suona, che hai lasciato acceso, adesso lo spegni e lo faremo vedere a tutti che hai lasciato acceso il telefono. È vero, sono stato io. Ok. Cosa differenzia una tavola calda? Occhio che abbiamo chiamato Siri in causa, non vorrei che rispondesse. No. Cosa differenzia una tavola calda da un ristorante? La tavola calda è un pasto veloce consumato a mezzogiorno, okay. Mentre magari il ristorante è un pasto più che altro magari ti siedi, aspetti la cottura. Ok. Invece la tavola calda è un pasto consumato abbastanza velocemente, una pausa pranzo. Bisogna fare le cotture in modo al okay. Momento del consumo. Quindi quando io ti ordino tu arrivi con la pasta che comunque più o meno più o meno parte. Perché c'è cioè, ok, quali sono le paste che fai di solito? Ma guarda, facciamo un po' di tutto, facciamo testaroli al pesto, sì. Ravioli alla salsa di noce, pasta secca, okay. Con vari sughi. E quindi anche poi dopo io posso mangiare anche il secondo, certo. Perché sappiamo problemi di buchi. Facciamo anche stomaco. Il mini menù. Fate anche il mini menù, fantastico. C'è anche un mini menù. Il mini menù è un piatto unico. Da quant'è che hai il bar? Da 1940. Ah cavolo, proprio dall'inizio. Mio nonno, poi mio padre, okay. Cioè, alla fine ci sono cascata. Sì, beh, no, immaginavo che non fossi tu proprio nel 1940 a gestire il bar, ma volevo, ok. Quindi è a conduzione familiare tuttora? Conduzione familiare tuttora, siamo io, mia madre, mio fratello okay. E la dipendente. Ok, allora, invece, scusa, aspetta, mi incuriosiva il mini menù, poi possiamo cominciare. Il mini menù è un piatto unico, sì? Suddiviso in tre parti, in cui mettiamo un po' di primo, un po' di contorno, un po' di secondo. Ok. È un piatto, diciamo, invece che mangiare il menù completo, che magari poi se vai a lavorare te dormi sulla scrivania, puoi spizzicare un po' di tutto, però restando abbastanza leggero. Ecco, e perché hai deciso, ora prendi il mio posto perché è il posto dei cuochi, eccomi. Io invece sto al posto di quelli che non fanno nulla in questa puntata, perché hai deciso di portare questa torta? Perché ti va tanto al bar? Sì, va abbastanza bene, poi comunque è un... È una delle tante tipiche ricette liguri. Ok. Magari non una delle più conosciute. Però... No, ma infatti quando me l'hai detto non sapevo cosa fosse, quindi lo dico proprio sinceramente, nonostante io sia abbastanza esperta di cucina, era una cosa che mi mancava. E quando mi hai dato la lista della spesa, perché mi hai detto torta sul momento, sì. Io non sono andata a cercarlo, ho detto boh, devo vedere. Poi mi dice lardo, cipolle, patate, dico ah, è una torta salata, che ne abbiamo fatte parecchie, ma ne abbiamo fatte parecchie classiche, sì. Quindi varie pasqualine, la torta di verdura con la scarola. Invece sono contenta che
fai un piatto un po' più sostanzioso. Ripeto, non è tanto conosciuto, però comunque come vedi gli ingredienti sono particolarmente gustosi. Ok, tu hai già fatto la pasta, quindi io ti levo la farina da qua che so che non ti serve. Ok. Dacci bene la spiegazione di come si fa la pasta se la dovessero voler fare a casa. Allora, questa è la classica pasta matte, viene fatta con farina, acqua, diciamo il 50% di acqua. E 50 di farina? No, e 100 grammi di farina, 50 grammi d'acqua. Ok, ogni 100 grammi di farina, 50 grammi d'acqua. Okay. Sale e un po' d'olio. Basta, semplice così. Quindi non c'è lievito? Non c'è lievito. Ok, perfetto. Ci sono, vabbè, naturalmente tante varianti, le puoi tagliare con un po' di farina manitoba se vuoi fare le sfoglie un pochino più sottili. Ok, ora ti levo tutto questo taglierone così la puoi tirare. Senti, io per esempio, poi sono andata su internet poco fa, prima che tu arrivassi, perché ho detto magari ha bisogno delle patate bollite. No. E invece no. No, crude. Ok, crude. Vanno messe a crudo. Le andremo a tagliare prima a rondelle e poi a... tipo julienne, tipo gli stick, le patatine stick. Sì, ok. E poi facciamo l'impasto con, mettiamo su da passare un po' la cipolla. Ok. Dopodiché ci inseriamo la patata con un po' d'acqua in modo che si riempisca un pochino, che ceda. Ok, allora dimmi di che utensili hai bisogno. Innanzitutto che io ti levi questo ambaradan di tagliere, immagino. Ok. Poi avrai bisogno di... Lo sgucciapatate. Uno pelapatate, ti do anche... Aspetta che ti do... Un po' di farina per tenere la pasta. Sì, tanto la farina l'abbiamo messa lì. Vuoi una... Ti va bene questa? O è troppo piccina per la cipolla? È un po' piccina perché poi ci vanno messe anche le patate. Ah, allora ti do quella grande, guarda. Va bene? Perfetto. Ok. Poi hai bisogno di una ciotolina per mettere le patate. Sì. Ti chiedo scusa. E direi che questa, secondo me... Va benissimo. Può andare. Poi, pela patate, a te. Benissimo. Coltelli, qualcosina hai lì. Perfetto. Vuoi tirare prima la pasta o fare tutte le lavorazioni di cui hai bisogno? Ma io direi che prima peliamo le patate, mettiamo le cipolle a passire, poi... Molto bene, allora ti metti qua. La pasta. Vai. Vado. Adesso hai tutto, qualsiasi cosa mi chiedi... Ok, è bellissimo, capito? Non devo fare niente. Dalle cipolle. Ok, allora ti do anche, se ti risposti, perché... No, guarda, non ti spostare, vai avanti così. Butta tutto qui. Rumenta varia. Okay. Via. Che ci dimentichiamo sempre, che lo consiglio sempre di farla a casa, questa cosa, di mettersi una bella ciotola spazzatura. Senti, sei single? Sono sposato. Ho due bimbe. Mm-hmm. Come si chiama? Femmine? Femmine. Due, quindi siete tre femmine in casa, che culo. Quanti anni hanno? La piccola 10 e la grande 13. Ok, vicine vicine. Cucinano o cucini tu a Cucino casa? Cucino io. Cioè sempre? No, a casa cucina mia moglie. Ah, ok. Io poi le ospito al bar spesso. Verranno a mangiare al bar. Sì. Cioè il mio sogno da bambina, avere uno dei tuoi genitori che, non so, tipo avesse un ristorante, un bar. Poi mio padre per esempio l'ha aperto, ma ormai ero grande, quindi era diverso. Ma da bambina ci avrei sballato non poco. E mangiano tutto? La grande sì, la piccina ancora... È piccina, c'ha 10 anni, ora le devi far mangiare tutto. Ora comincio poi. Più possibile, Ok. E senti, vabbè, cucina tua moglie, giustamente. Sì. Ma il bar però la sera è chiuso. Il bar la sera è chiuso. A che ora fai aperitivo anche? No. Ok, quindi tu che ora chiudi più o meno? Verso le 7:30, 8. Ok. Però se entro e voglio un gin tonic? Te lo faccio. Ah, ok, allora vedi che fai l'aperitivo. Sì, ah, ma no, tu parlavi dell'aperitivo quello mangiato. No, diciamo non andate a prendere gli aperitivi dove vi fanno da mangiare. È la cosa più sbagliata del mondo, secondo me, perché l'aperitivo serve ad aprire lo stomaco per farvi poi andare a cenare. Se voi cominciate a fare gli apericena, che è una parola che abolirei anche dal futuro vocabolario se qualcuno ha intenzione di metterlo, è la cosa più sbagliata del mondo, secondo me. E quindi giusto, un bel gin tonic con due olive o qualche patatina e a posto, no? Ok. Ecco, adesso dimmi tutto. Mi servirebbe un po' d'olio. Guarda, è tutto qua. Olio, sale, pepe. Perfetto. Vai. Grazie. Invece l'aggeggio elettronico te lo accendo io, perché dimmi quando hai bisogno che io te lo accenda. Perché ce l'hanno installato nuovo. Ok.
ed è tutto molto bello ma molto tecnologico. Allora innanzitutto, ok, vedi, mi ha preso la padella più aperta. Fuoco alto? Medio, per scaldare un po' l'olio, poi abbassiamo un pochino in modo da... Ok, questo suono ci dice che manca un minuto alla pubblicità. Ok. Quindi non so, in questo minuto speriamo, non facciamo niente. Cosa vuoi fare? Sì, pela una patata e poi andiamo in pubblicità. Ok. E ok, quindi verrò a bermi l'aperitivo da te, visto che non dai da volentieri, mangiare. Perfetto. Io sono al contrario magari un giorno anche a pranzo mi mangio il mini menù. Te lo consiglio. Grazie, quindi ne andiamo in pubblicità e dopo continuiamo con Mauro a fare la torta baciocca. Bacio, a dopo. Le cipolle sulla padella, se le seguo magari io, così lui è libero di sistemarsi. Grazie. con le patate. Mauro, ti accendo il forno però? Sì. Ok, no, non possiamo accendere il forno perché ho aumentato di 3 kW la potenza, quindi se accendiamo il forno quando la piastra di induzione è ancora accesa salta la luce. Mauro, ti accendo il forno? No. Accendi tra un po'. Ok. Ok, va bene, perfetto, allora andiamo a girare. Senti Mauro, qual è il tuo piatto preferito in assoluto? Pizza. No, veramente? Sì. Nessuno aveva ancora risposto alla pizza. Che pizza? Margherita, rigorosamente. Ma dai Mauro, veramente? Ti accontenti così? Sì, è il piatto che mi soddisfa di più. Pensa a te. Cioè, quindi se fosse l'ultimo piatto che dovresti scegliere prima di morire è la pizza. È che la figata, pizza. Vedi? Non nessuno aveva ancora risposto. Cioè, la pizza è buona, piace a tutti, ma nessuno aveva ancora risposto pizza. C'è una cosa che non mangi? Il bollito. Perché? La carne bollita perché mi fa star male. Beh, soltanto l'odore. Ah, ti dà fastidio anche sì. L'odore? No, allora lo posso capire. Quindi niente lingua, niente di no, niente. No. E dolci ne mangi? Ma dolci in verità non tantissimi. Sì, no, io neanche. Mi fanno impazzire. Li assaggio, se sono molto buoni li mangio volentieri, ma poi basta. Ok, io non ho mandoline, robe varie, quindi tu stai facendo tutto a mano. Sì. Però mi sono dimenticata che tu sai cucinare. Ogni tanto viene, no, perché ogni tanto viene qua della gente che vuol fare sti lavori con i coltelli. Ah, ecco. E magari non ha mai cucinato in vita sua e quindi io sono sempre terrorizzata che possa succedere qualcosa. Hobby? Beh, a volte succede lo stesso. Hai un giorno di chiusura? In cui te ne stai sul la domenica divano. Pomeriggio. Perché di domenica mattina sei aperto? Domenica mattina sono aperto. Porca Eva. Perché va? Tandoori. Bravo. Grazie. Prego. Quindi posso poi chiedertelo. Ah, non abbiamo chiesto a Simone là dietro che squadra tiene. Simone, perché squadra tieni? Oh, la stessa di Jacopo. Mi dispiace tanto per te. Comunque. Allora, adesso quindi tu aggiungi la patata qua. Sì, esatto. E il lardo? Il lardo lo mettiamo sopra la torta, okay. In modo che quando la mettiamo in cottura, col calore si scioglie. Ah, va dentro. E va dentro la torta. Hai provato una porcata totale. Esatto. Buona però. E no, pensavo se si poteva fare anche con un'altra pasta, ma in realtà no, viene buona con la pasta che hai fatto tu. Sì, volendo puoi utilizzare la pasta sfoglia, puoi utilizzare qualsiasi, ci sì. Sono tante varianti, però diciamo che quella più tradizionale. Sì, se la volete un po' più croccante, tagliarla tipo crostata, lo potete fare con la pasta brisée, ma poi si perde un po' l'idea sì. Di quella che è la ricetta originale. Ok. Sto piangendo già io, a me la cipolla fa questo effetto anche da cotta. Allora, ti stavo cercando di capire che allora, teglia posso... darti. Questa può andare? È troppo piccola? No. Va? Sì, va. Ok. Almeno usiamo un po' le allora, cose che ci ha regalato. Mi libero un portatiere, comincio a rimettere le patate. Vai tranquillo, tu fai come se fossi a casa tua. Grazie. Prego. E la tua mamma cucina? Ma non tanto. Ma no, veramente? Sei tu che cucini per lei, vedi? Sono io. No, qualcosina fa anche lei, anzi. Lei fa un lavoro
Per me è infernale, pulisce lo stoccafisso. Cioè, pulisce lo stoccafisso, sì, no, credo che sia infernale per chiunque pulire lo stoccafisso, una roba orribile. Ok, quindi lode alla mamma che pulisce lo stoccafisso. Come lo fai lo stoccafisso? Accomodato, oppure, wow, oppure al verde. Al verde com'è? Al verde fai cuocere lo stoccafisso, lo tiri via. Poi sì, metti le patate a cuocere nello stoccafisso, nell'acqua dello stoccafisso, okay, poi fai la salsa verde. Ah, ok, buono deve resta, essere. Resta così un pochino più asciutto, più estiva come però versione. Resterà anche un pochettino più consistente alla masticazione, esatto, un po' più tosto. Esatto. Buono. Perché a me piace un sacco lo stoccafisso, ma lo preferisco meno cotto. C'è un super profumino. Quanto sta in forno questa torta? Ma una mezz'oretta circa. Ok. Poi a seconda dei forni anche. Che sì, a seconda anche di come avete tirato la pasta. Dipende un po'. 800 grammi di patate, ok. 800 grammi di patate, due cipolle grandi. Sì. E un etto circa di lardo e un etto circa di parmigiano. Perfetto. E poi due uova per l'impasto. Perfetto. Ah, già giusto, due uova. Vai, vieni. Niente, ora le rosoliamo un attimino, poi ci mettiamo un po' d'acqua. In ok, modo da... te la metto già qua. Hai un hobby? Parliamo un po' di te. Cosa allora, ti piace fare nel tempo libero? Nel tempo libero andare un po' in barca, gironzolare un po'. Fare un po' di bricolage, un po' di... Poi adesso tempo libero veramente poco, perché quel poco che ho accompagno mia figlia che comincia a giocare a tennis. Ok, per fa a posto, sembri mia madre, anche mia madre fa ste robe. E allora... Ok, adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Scusami Mauro, che vedo che l'induzione non sta... Ok, non stava leggendo un pezzo. Non la copriamo perché l'acqua naturalmente deve asciugare. Ok. Basta una decina di minuti e siamo pronti per fare l'impasto. Quindi ti lascio il fuoco alto, eh? Sì, certo. Ok, direi che vuoi tirare la pasta? Tiriamo la pasta. Allora, ti togli quel tagliere. Dammi tutto a me, io sono la tua col assistente. Lo metto qua? Sì. Via. Hai un assistente? Novè, provetta, novè. Perché mi è venuto questo termine fuori. Allora, la possiamo fare o con doppia soglia. Sì. Oppure tipo quiche aperta. Come vuoi tu. La facciamo con la soglia. Va bene, benissimo. Vuoi un mattarello? Sì, grazie. Cominciamo a dividere in due l'impasto. Adesso non ti disturbo perché voglio vedere. Stiamo in silenzio. Quindi ok, ti prepari la spianatoia così. Però una spolverata di farina in modo che non si attacchi. Ok. Cominciamo ad allargare. È bella morbida è venuta. Viene bella morbida, lasciandola riposare a temperatura ambiente. Lo fai sempre tu l'impasto. Sì, perde un po' di elasticità, okay, e quando vai a lavorarla non ti torna indietro. Ok. Senti, hai dei clienti fissi che vengono a pranzo, sì, tutti i giorni dagli uffici? Ok, immaginavo. Questa è la mia cena di stasera, quindi ti conviene farla molto bene. Ci proverò. Perché arrivo alla sera molto affamata. Perché qua mangiano tutto loro quello che io cucino durante le puntate. Allora, ti giro un po' qua, eh. Sì, grazie. Ah, è una figlia tennista, anch'io per una un po'. Una figlia tennista e l'altra che fa equitazione. Ah, quindi non hai ballerine l'altra... in casa che di solito no, è... No. Faccio danza. L'altra la segue la mamma perché anche lei fa equitazione. Ah, ok. Senti, Matteo come l'hai conosciuto? Il nostro amico in comune. Matteo è un cliente. Ah, Matteo lavora è un cliente. Al supermercato vicino e viene spesso a prendersi il caffè. Ah, ok. Ogni tanto l'induzione si spegne. Bellissima tecnologia, ma non... Ok. Mi posso rubare la tortiera? Come no? Grazie. E anche un velo d'olio da mettere sotto? Come no? Grazie mille. Prego.
Ah, quindi stai mettendo, aspetta che io non ti sto seguendo da qua, stai mettendo un filino d'olio? Metto un filino d'olio in modo che non si attacchi la pasta durante la cottura. Ok. E quanto sale hai messo? Cioè se la mangio cruda è un po' salata la pasta? Io ovviamente salata, io metto 8-10 grammi di sale, ogni mezzo chilo più o meno. Naturalmente se la vogliamo più sottile facciamo altro che tirarla. Che tirarla. Cioè questo è un piatto abbastanza unico. Cioè se ti mangi un bello fettone di questa torta. È una torta bella consistente, non è tanto leggera. Io sono capace anche poi di farmi uno spaghetto al pomodoro, però... Allora, manca un minuto. Cosa vogliamo fare in questo minuto, Mao? In questo minuto terminiamo... Quindi spieghiamo a casa che non le devono cucinare completamente le patate, ok? Basta, è una ammorbidirle un pochino. Ok, quindi considerate che noi le patate le abbiamo messe quando siamo tornati dalla pubblicità e quindi un 12-13 minuti. Sì, 10-12 minuti. 10-12 minuti di cottura con un pochettino d'acqua, ma la cipolla la rosolate prima da sola con un filo d'olio in padella, un filo, anche un consistente olio. In padella, andiamo in pubblicità e poi dobbiamo finire la torta. Pubblicità. Ok, siamo tornati. Adesso ho spento l'induzione, quindi ti posso accendere il forno. A quanto lo vuoi? 180. Ok. Statico? Statico. Oh, perfetto. Allora, 200, 180 statico, perfetto. Ok, a questo punto non resta che impastare le nostre patate e cipolle con col grana e con due uova. Vuoi un ciotolone? Un ciotolone, per favore. Aspetta che è qua sotto, che qui c'è è una nano casa questa, dove è tutto incastrato. Guarda un po'. Va bene? Perfetto. Ti butto le patate? Sì, grazie. Ok, aspetta che qua non si butta via niente. Quindi ricaviamo il tutto. Vai, tieni. Grazie. Occhio che è bollente sotto. Ti sposto questa. Ce la fai? Sì. Vai. Guarda come l'hai messa bene. Che è strano vedere un uomo che cucina così bene, a meno che non c'ha la giacca, sai, tu ti metti la giacca da chef al bar? Al bar sì. Ah, ecco, potevi metterla anche qua. Ho la mia divisa, ma l'ho portata però. Te la tiravi un po'. Sì. Ecco qua, all'incirca 100 grammi di aspetta di che grana. Vengo, ok. Poi, due uova. Due? Due, perfetto. Aspetta. Poi? Vai cavolo. Grazie. Vuoi un cucchiaio di legno per girare? Sì, grazie. Ok. Ma no, va benissimo quello lì. Riusi quello, giusto? Sì. Vedi? È anche abbastanza economo. Mi servirebbe del pepe. Come no? E sale. Sale e pepe. Ok. Una macinata abbondante di pepe. Ok, che mi piace. Che sul lardo ci sta sempre bene. Mm. Una spolverata di sale. E facciamo il nostro impastino. A che ora inizi la mattina? Cioè, a che ora apri la mattina? La mattina apro alle 7, però comincio naturalmente almeno un'ora prima. Ok. Perché ci sono le brioche. Quindi ancora ti svegli la mattina, Mauro? Ah, manca 20 alle 6. Non ti pesa. Però per fortuna abito proprio di fronte al bar. Ok, allora. Ma non ti pesa lo stesso? Insomma. Diciamo che soprattutto in questo periodo si sarebbe molto meglio dormire. Almeno un'oretta in più. Sì, infatti. Quindi tu prepari tutto la mattina poi. Poi vado un po' al banco, comincio a preparare un po' di focaccine, un po' di tramezzini, donano il fratello al banco, poi a una certa ora. Ah, giusto, perché ci lavora anche tuo fratello, il quale sta al banco, immagino. Ok. Ad una certa ora vado in cucina e comincio a fare tutte le preparazioni, le precotture, diciamo. Ok.
Ok. Bel lavoraccio. Bel lavoraccio. Bello, ma un lavoraccio. Adesso recupero la tortiera. Ok. Ah già, il lardo lo metti sopra, giusto? Il lardo lo mettiamo sopra. Un lardo che ho errato e messo per 20 minuti in frigorifero e si è compattato. Vorrà dire che dovremmo mettere un po' di più sopra perché facciamo un può. Sacrificio. Faremo un sacrificio perché non lo possiamo proprio sfogliare. Non hai paura che facendo così ti si buchi la pasta? No. No? Io imparo, la rifarò sicuro, te lo dico, perché la vedo già molto importante come torta. Ok, okay, vai, vai, butta qua. Posarci sopra il lardo. Ora sono tutti, tanto lo bippano, cazzi tuoi, per... per staccare il per lardo. Per staccare il lardo, però puoi tranquillamente esagerare. Sappi che la stai facendo per me, quindi esagera. Okay. Bella. Sì, rosmarino perché poi ti piace, lo tolgo. No, mi piace. In realtà sembra una cosa non tanto ligure. Ecco, forse perché io non ci arrivavo al pensiero che fosse una roba ligure. Gli ingredienti sono comuni. Lardo a parte, magari sì. Si può utilizzare anche la pancetta se preferisci. Il lardo si scioglie veramente. È una roba che io preferisco usare il lardo perché in cottura si scioglie e si diffonde gli aromi. Mi dispiace, ma voi oggi questa non la mangerete? È stata una giornata difficile a livello culinario, perché non ho fatto delle cose porche come faccio di solito, e quindi hanno mangiato abbastanza leggero i ragazzi oggi, perché non ti dico cosa si mangiano di solito. Allora, okay, quindi così. Tu ora questo lo tagli e tiri quella. Tiro quella, ce la poso sopra e siamo pronti a ricordare. Perfetto, allora, vuoi un altro coltello? Come la tagli quella pasta lì? Sì, coltello, la forbice, non c'è problema. La forbice è entrata dentro un branzino, direi che per il momento è alla base. Va bene. Ok, questo... a me? Vado a tendere l'altra sfoglia. Ok. È stato anche super ordinato, Mauro, se ci faccio un casino che non te lo dico neanche, poi se vuoi guardare qualche puntata a me. Il problema è che le persone che vengono qui a cucinare non guardano Chef per Passione, perché all'ora in cui vai in onda sono nei bar o nei ristoranti a lavorare. Vero, sì, 11.45, 18.30, niente. E quindi online, ma bisogna vedere se sei pratico, hai Facebook, queste cose sì, qua, Facebook, e allora poi metti il like alla pagina, quindi era pubblicità occulta per farvi mettere il like alla pagina di Chef per Passione. Hai la pagina del bar? No, non ancora. Ok, falla, perché guarda. Guarda, devo farla perché vorrei cominciare a fare un po' di catering per casa, ufficio. Sì? Sempre per il mezzogiorno e quindi dovrò farlo. Ah, quindi tu vorresti portare le cose nelle case, consegna però a domicilio. Consegna a domicilio però per il pranzo, cioè per il pranzo, esatto. Ok. Passano ad essere buonissima sta cosa. Allora, Mauro ha fatto una cosa da chef televisivo che non aveva ancora fatto nessuno. Hai portato una torta già fatta. Ho portato una torta già fatta perché ho detto... Questa è una cosa che in televisione funziona tantissimo. Perché se no noi siamo qua, mettiamo le cose in forno, stoppiamo e stiamo 40-45 minuti ad attendere. Esatto. E invece tu intelligentemente hai portato una cosa già pronta. Già pronta. Così noi la possiamo fare vedere immediatamente. E così anche loro la possono assaggiare. Guarda, cioè guardati come sei, vero, hai ragione, bravo, ok, questa tanto me la mangio io. E, la dobbiamo prendere perché è laggiù, ma piuttosto mi interrompo io qualche secondo per andarla a pigliare. Avevo detto la prendo nel terzo blocco e poi ce la siamo tutti dimenticato. Ah, tu stai unendo il sopra con il sotto. Il sopra con il sotto. Ok. Tipo le torte classiche. Sì. È bella elastica, questa pasta, cavolo, non si rompe proprio. Lasciandola riposare perde la consistenza, però sì, mantiene l'elasticità. Però mantiene l'elasticità. Ora andiamo a tagliare e la risvoltiamo. Ah, la risvolti, ok. Perché sia mai che non ci mangiamo un po' di carboidrato in più, E lo andiamo a togliere? No, non si fa. Beh,
direi che se prendo un'insalata dall'orto e mi mangio questa con l'insalata, direi che va bene, cioè posso anche evitare di cucinarmi dell'altro con questa sera, ok. Dovresti essere abbastanza a posto. Sì. Ma hai detto 40 minuti, no? Sì. 35, te l'ho detto, a seconda dei forni. Dei forni, ok, basta controllare comunque. Basta quando... non so la doratura, anzi poi sopra per migliorare la doratura ci andiamo a spalmare un po' di tuorlo. Subito. Per fare proprio le cose belle pesanti, sennò... Subito, sennò vedo che ti sei immediatamente adeguato al mood. Vuoi un tuorlo? E con questo poi ci che facciamo un'altra quiche. Ah, certo, beh, chiaro, ovviamente. Sbatto un po'. Ti do l'onore di usare questa cosa chiccissima. Vai. Grazie. Prego. E poi ci facciamo anche due taglietti sopra. Ok. Usa pure quello lì che taglia benissimo, anzi dovrei affilarlo un po', ma comunque taglia molto bene. Il forno è perfettamente a temperatura anche se da mezzogiorno e 10, non capisco cosa sia successo all'orologio. Un bel tuorluone d'uovo sopra, giusto per così, per concludere per completare la ciccionata. Che poi ciccionata è solo il lardo che fa un po' la ciccionata. Sì, la parte grassa è il lardo. Sì, poi... in realtà il resto sono patate e cipolle, va bene così. Wow. Pronta a infornare. Perfetto, a te l'onore. Ti chiedo scusa, è pieno di briciole sotto, ma abbiamo fatto delle altre cose nel frattempo. Quindi non fare caso al forno. Pronto. Ma che bellezza! Ci interrompiamo un secondo, cosa che secondo voi non vedrete perché dobbiamo prendere la torta che ha portato Mauro, ma ce la siamo dimenticati là. Allora, eccoci, la tua torta è lì. Dai gli ingredienti al nostro pubblico per fare proprio una torta così come la vogliono fare. Allora, per l'impasto serve mezzo chilo, lo facciamo su mezzo chilo. Vai! Mezzo chilo di farina 00, 250 grammi circa di acqua, 10 grammi di sale e 3-4 cucchiai di olio. Ok. Per la farcitura invece servono 2 cipolle grandi, 8 etti di patate, 80 grammi di lardo, 100 grammi di grana, 2 uova, sale e pepe. Allora, innanzitutto volevo ringraziarti di nuovo. Grazie per essere Valentina, qui. Per la tua ospitalità. Aspetto i 30-40 minuti della torta. Diciamo a tutto il nostro pubblico, se vogliono venirti a trovare a mangiare la torta baciocca, ma non solo quella, dove devono venire, dimmi un po' di orari, il giorno di chiusura, diciamo di nuovo tutto. Allora, Barbaiardi, antica caffetteria della Foce, via della Libertà 27 Rosso. L'orario di apertura dal pubblico è dalle 7 alle 20 circa. Okay. Dal lunedì al sabato e la domenica mattina dalle 8 alle ore 12. Quindi potete andare a fare la colazione ma poi via perché lui deve accompagnare la figlia a giocare a tennis. Ok, ti ringrazio, grazie, salutiamo Valentina. Tutti, grazie di averci seguito, noi ci vediamo alla prossima puntata. Un bacio, ciao. Ciao.